calcio del futsal. Buonasera da Matteo Santi e Daniele Mennini. È un pala dolmen di Bisceglie mai visto prima, quello che ci si presenta davanti agli occhi. È una festa del futsal, è una partita che non fa dormire, è la finale della Coppa Italia Femminile, è kick off contro Bitonto. E si comincia, è iniziata la finale della Coppa Italia Femminile 2023, il Bitonto a gestire il primo possesso. Diana Santos bruciata da Stegius, occhio che accelera la svedese, passa Stegius, si presenta contro Castagnaro, calcia piano, debole sul primo palo. Lusileia sponda, Diana Santos, secondo palo, Cenedese sull'esterno della rete, prende Cenedese, calcia sul primo palo, diventa buona per Renatigna, una finta, manda a sedere Vanelli, poi Tardelli va a deviare il calcio d'angolo, che qui va ancora fino in fondo, il tocco sotto, ancora Renata, ancora Lusileia, la coppia del gol del Bitonto si scatena, il pallone per Lusileia, ancora da Renata, porta vuota, spinge e porta il gol dell'1-0, esplode il pala dolmen, il Bitonto è avanti, ha segnato Renata Adamatti, 1-0. Allora Matte, questo può sembrare un gol fatto dal talento delle due con più talento, errore, questo gol è fatto con il frutto della pressione della fase difensiva. Vanelli, ributtata nella mischia per l'ultimo minuto, si accende, incrocia, bella giocata, parte Vanelli, l'ha vista Stegius, la serve, controllo e conclusione sull'esterno della rete, bella giocata. Poi Renata passa bucando su Ghilardi, Lusileia! Bitonto con il 10, Lusileia 2-0. Gestita molto bene, cambio banda a banda, lì Ghilardi non deve mettere piede, Matte, lì non lo deve mettere quel piede. Va ancora da Madeleine Stegius, dietro da Bortolini, Stegius persa completamente, Castagnaro tira giù la saracinesca, poi Ghilardi, Stegius raddoppiata, Simone addosso a Diana Santos, ancora Cinedese, Renatigna. Al limite dell'area arriva Diana Santos, Tardelli! Una parata che tiene viva la kickoff! Paratone di Gabi Tardelli! La kickoff, Simone spezza bene il raddoppio, accelera, allarga, Vanelli, Castagnaro! Kickoff che non forza la fase difensiva. Diana Santos, momento delicato della partita. Mansueta deviazione! Renatigna sotto porta! 3-0 del Bitonto! Spallata! Energica, vigorosa, chissà se decisiva, 3-0. E questo è la classica giocata che è provata e riprovata. Se la va a riprendere di prepotenza, grande giocata difensiva, poi Stegius 3 contro 1 per Vanelli sul secondo palo da Simone. Sul 2-0, fattore, brutta palla. Palla recuperata, Lusileia con la porta vuota, Lusileia! E quando sbaglia, mai! È la risposta del Bitonto alla Coppa Italia, porta il numero 10 sulle spalle, Lusileia, Renner, Minuzzo, 4-0, poker del Bitonto. Secondo, la porta rimane vuota, Castagnaro con Lusileia che segna il gol più facile della sua carriera, che tira giù la saracinesca, tripletta per la regina, 5-0 per il Bitonto che vince la Coppa Italia 2023. Calcio è rovesciata e il pallone termina sul fondo, sono gli ultimi 4 secondi sul rilancio di Castagnaro e il pallone finisce giustamente sotto i piedi della regina che si mette in testa la corona e porta il trionfo il Bitonto che vince la Coppa Italia 2023 e il primo titolo della storia della squadra bitontita, un titolo strameritato. Gliela consegna, il sorriso di lui è tutto un programma, la foto di rito è scattata e la coppa è solo nelle sue mani, parte la danza del Bitonto, si concretizzano i sogni, Bitonto vince la Coppa Italia 2023 ed è la festa di una città intera, è la festa dei sogni che diventano reali, è la festa di Lusileia, ma è la festa di tutta veramente un paese.